Ciao a tutti, sono GiuliaMashBoom24 e siamo tornati con un nuovo video qui sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo avanti con Matt. Voglio sapere che cosa succede, perché nell'ultimo episodio, a parte che era una puntata veramente molto strana, forse la più strana che abbia mai giocato e registrato, ma tanto alla fine non si erano baciati Matt e Giulia, quindi è inutile che sto tanto ad aspettare, però voglio vedere comunque che cosa succede. Si carica, lo scopriamo, altrimenti non lo sapremo mai. Ok. La solita energia che poi dura tipo 30 battute e poi via, finita. La solita pubblicità. E infatti il nostro braccio viene interrotto da qualcuno che ci fischia dal fondo della sala. Prendetevi una camera, piccioncini. Divento rossa come un pomodoro e sento Matt allentare maldestramente la sua presa. Taci, Connor. Chi era Connor? Il ragazzo scoppia in una risata rauca. Sbirciano verso di me prima di tornare a fare quello che stavano facendo. Matt mi aiuta a rialzarmi. Non farci caso, è un po' rozzo, ma non è un cattivo ragazzo. Inizio ad essere stufa di tutte queste occasioni sprecate di ritrovarmi continuamente all'orlo della frustrazione. Mi si forma un groppo in gola. Io devo andare, grazie per l'allenamento. Giulia non la lascio finire. Scendo velocemente dal ring per raccogliere la mia roba e andare a casa. Fuori sta tuonando come se il tempo fosse in sintonia con la mia vita. Non capisco perché Matt passi... Poi la musica sotto da film proprio. Non capisco perché Matt passi sempre dall'essere aggressivo a farsi improvvisamente vicino, per poi infine tornare totalmente distaccato, comportandosi come se nulla fosse. A volte mi chiedo se lo faccio di proposito, se si diverta, ma non sarebbe da lui, quindi perché lo fa? Le parole di Daryl continuano a rimbombarmi in testa. Stai sprecando il tuo tempo, chiaramente tiene a te. Lui tiene a me ed è per questo non prova... Lui tiene a me, ma... Oddio, scusate, mi sono confusa. Lui tiene a me ed è per questo che non prova a fare nulla. Sospiro. Tutto ciò non ha senso. I miei occhi sono appannati dalla pioggia e probabilmente anche per il modo di cui Matt e io ci siamo lasciati. Decido di mandare un messaggio a Daryl, decido di chiamare Daryl. Mando il messaggio. Mando a Daryl un ultimo messaggio. Ovviamente il pendolo. Sempre suona quando registro. Credo di essermi detta la stessa cosa ogni volta che gliel'ho mandato uno. Come era prevedibile, anche dopo diversi minuti non ricevo risposta. Mi sento abbandonata da entrambi. Mamma mia, poraccia però. Dio, sto cartello, prima o poi spacco il telefono. Sì. Mentre li maledico, il telefono squilla. Spero sia Matt, spero sia Daryl. Io sinceramente spero sia Matt. Tanto sarà Daryl. Il cuore mi balza al petto. Spero Matt stia chiamando per scusarsi dello strano comportamento di prima. Ehi, non è nessuno dei due, Lisa. Ti pareva? Dimmi, Lisa. Ehi, che succede? Non sembri in forma. Menti, raccontale di stasera. Oh. Raccontiamo. Già, ho avuto un confronto con Matt sul ring. Oh, diamine. Stavo proprio chiamando per sapere come stesse, ma forse ora non è il momento. No, non lo è. I fratelli Ortega stanno bene. Matt è ancora arrabbiato con Daryl, mentre Daryl continua a ignorare i miei messaggi. Lisa non dice nulla. Quindi, come potrai immaginare, ora stanno iniziando leggermente a stancarmi. Ok, hai bisogno di fare una pausa o di una cioccolata per tirarti su? Rido nervosamente. Come è già finita l'energia? Finisce sempre. Facciamo il coso qua, il minigioco. Hai ottenuto 100 energie con il minigioco per oggi. Credo che avrà bisogno di una flebo di cioccolata. Chiederò al medico del pronto soccorso.
Era carino almeno, come il dottor Carter. Sì, non era male, non ci ho proprio fatto caso. Non l'abbiamo mai visto, quindi non ci ho proprio fatto caso. Non ne ho idea, non ci ho proprio fatto caso. Certo, scusami, non avrei dovuto. Vabbè. Il mio cuore si ferma, non me ne potrebbe fregare di meno di quel tizio. Sono fin troppo bene da che sono già occupati tutti i miei pensieri. Beh, devo andare, Zucchero, stai calma e chiamami subito. No, e chiamami se hai bisogno, scusate. Lisa è al tuo servizio. Grazie Lisa, ma starò bene. Buona lezione, baci. Riaggancio sentendomi vuota. Credo che mi farò un bagno per togliermi dalla testa i due gemelli, sempre che sia possibile. Questa mattina sono di pessimo umore. Lisa ha dichiarato alla Crisi che dobbiamo pianificare una notte fuori insieme a fine settimana. Perché cito, hai bisogno di divertirti un po', tesoro. E vabbè, abbiamo finito l'energia. Comunque niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e se sì vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, attivate la campanellina delle notifiche. Detto questo, noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!